Meloni, ma mi corteggia Marchini? Cioè, dopo averlo criticato varie volte, corteggia Marchini perché ha paura di questo asse Marchini-Bertolaso? Guardi, di una cosa sarà certa, sarà che io non ho paura di niente e di nessuno, quindi stia molto tranquilla. Nessuno lo ha mai detto, non ho proposto niente a nessuno. E spero che si possa fare una campagna elettorale parlando una volta tanto di quello che interessa ai romani, che non è gli accordi tra Marchini, Meloni e Bertolaso e Pincopallo, ma sono i programmi che noi abbiamo per la città. Però qualcuno lo deve fare un passo indietro, no? Ci stanno pensando. Vedremo, che dobbiamo. Qual è quella del suo cuore? Io sono romanista. Romanista di famiglia laziale. Ciao, buonasera. Grazie, grazie. Meloni, ma anche lei promette. Poi Iene, capito, ormai Mediaset c'ha più una lira, il suo ex capo Silvio, non so se lo sa, è finita, la festa è finita, quindi quelle magliette dobbiamo... Ma una giacca? No, giacca no, ok, arrivederci. Meloni, ma anche lei promette il Tevere balneabile in 5 anni? Beh, no, diciamo, io rilancio direttamente, ma sto fiume ci serve o non ci serve, tanto per tornare a... diciamo, a un noto romano. Ma come se le spiega queste battute... ci siano altre priorità. Di Bertolaso, queste buttate di Bertolaso. Ognuno fa la campagna elettorale come vuole, anche Bertolaso fa la campagna elettorale sulle cose che ritiene essere prioritarie e importanti. Insomma, io penso a fare la mia campagna elettorale, parlo dei miei programmi e tendo a parlare meno di quelli degli altri. Però rispetto tutti. Ma vedremo, penso che ci incontreremo nei prossimi giorni in generale, vale la pena di farsi due chiacchiere. Ma quindi teme questo ticket Marchini-Bertolaso? Non temo niente, non temo nessuno. Però temo c'è che nell'aria. I cittadini romani non riescano in tutta la campagna elettorale a parlare di loro, dei loro problemi, di come si rimette in piedi questa città, perché voi siete così interessati a parlare di Marchini, di Bertolaso, della Meloni, delle persone, dei partiti, degli accordi, della leadership, di cose di cui la gente non frega niente. Bertolaso non farà un passo indietro nemmeno se glielo chiede Forza Italia. E va bene, ma è giusto che faccia le sue scelte, ma sarà anche un uomo libero di fare le sue scelte. Arrivederci. Arrivederci.